Calcit Valdichiana non si è mai arreso e anche durante la pandemia è riuscito a mantenere attivi i propri progetti, oltre che a prevederne di nuovi. Oltre che la psicologa, oncologa per tutto il 2023, e stiamo predisponendo un servizio per i malati e, diciamo, cronici a casa, quindi con possibilità di sostituzione del familiare che assiste il malato. La tradizionale assistenza ai malati terminali, il cosiddetto servizio scudo, è passato in carico all'ASL, che si occupa di cure palliative, questione che verrà dibattuta in un convegno questo venerdì a Cortona, mentre gli sforzi attuali del Calcit sono concentrati sul mantenimento della psico-oncologa. I pazienti stanno aumentando e da quando abbiamo aumentato anche le ore, praticamente va anche non solo a malati oncologici, ma va anche a malati di altre malattie. L'ampliamento del servizio alle famiglie e la possibilità di ricevere a casa la psico-oncologa su richiesta del medico di medicina generale saranno appunto dibattuti nel convegno di venerdì.